ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati. La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo. Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà. Vivi l'esperienza. Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in via Emilia 2. Beppe Grillo, anima del Movimento 5 Stelle, ha definito sul suo blog la RAI come una televisione fascista. Il motivo? Censura su tutti i TG le notizie scomode per il governo, che ne ha nominato i vertici come in Polonia. Ed ha quindi suggerito a tutti l'utilizzo dell'hashtag Io spengo la RAI. Cosa ne pensa? La RAI è una televisione fascista? Ci racconta solo ciò che vuole il governo Renzi? Io le dico la verità, ho sempre avuto delle mie opinioni sulla RAI, che l'ho sempre definita una televisione di sinistra addirittura, non di destra, perché è una televisione di sinistra per me, poi ognuno la può pensare come vuole. Beppe Grillo dovrebbe pensare a fare un po' meno volume e a cercare di calmare un po' gli animi e cerchiamo di stare tranquilli, che di problemi in Italia ne abbiamo già tanti e ci incolpiamo uno con l'altro. Io seguo tutte le sere le notizie e quant'altro, si stanno incolpando uno con l'altro e andiamo sempre più in basso. Le notizie le segue sulla RAI? No, io seguo tantissimo Rete 4, dalla vostra parte, lo seguo tantissimo, poi a me piace TG24 di Canale 5, cioè a me piacciono queste cose. Ripeto, i telegiornali RAI non li segue? Io non guardo la RAI perché fa programmi che a me non piacciono. E i telegiornali non le piacciono? Non mi piacciono i telegiornali, ma proprio non mi piace come è impostata la RAI, non mi piace il tipo di palinsesto che ha la RAI, per cui io seguo principalmente quello. E a riguardo di Matteo Renzi, sta facendo quello che ha fatto quando era sindaco a Firenze. Io Firenze la vivo da 7 anni, perché la vivo da 7 anni per lavoro, ok? Sta facendo più o meno la fotocopia di quello che lui ha fatto a Firenze. Ovvero, quando è arrivato sembrava quello che spaccava il mondo, alla fine è andato via. Cioè, se io le dico una cosa, se Matteo Renzi a Firenze non è che ne parlino benissimo, poi ovviamente il suo lavoro l'ha fatto, ha fatto tante cose, però insomma io devo anche essere molto sincera, sono da un'altra parte, India, per cui lei capisce che ovviamente guardo le cose come sono, però non mi sembra che l'Italia stia andando fantasticamente. Io ho un negozio e non ho visto tutti questi progressi, non li ho visti. Sì, non credo che sia una TV fascista, ma credo che però ci raccolte quello che vuole. Cioè, è sotto l'occhio di tutti quello che sta succedendo, siamo tutti in difficoltà e ci vogliono far vedere che sta andando tutto bene. Quindi sicuramente merita di essere comunque punita, perché secondo me non ha una par condicio in questo, sta comunque forzando le cose, cercando di far vedere questo buonismo che non c'è. Quindi secondo lei c'è un'influenza o addirittura un controllo da parte del governo? Certamente, al 100% proprio. Lei dove segue l'informazione nazionale, sui telegiornali della RAI o quelli Mediaset o altro? Ma la seguo un po' in generale, ma comunque la viviamo tutti i giorni, quindi secondo me un po' tutti cercano di tirar l'acqua al loro mulino. La RAI comunque adesso è palese che sta appoggiando questo governo e che non merita più la fiducia, perché comunque stiamo andando tutti male. Quindi il telegiornale più libero in assoluto secondo lei qual è? I telegiornali più liberi fino ad ora che vedo secondo me sono quelli locali, comunque, perché quelli locali fanno parlare e ascoltano le realtà locali. Cioè è inutile appoggiarsi su quello della RAI o quello della Fini, che comunque ci fanno vedere a livello mondiale quello che vogliono, quando poi comunque lo viviamo sulla nostra pelle la realtà. Secondo me no, ognuna delle televisioni o dei giornali di per sé tagliano delle notizie scomode per evitare di informare i cittadini, quindi non penso sia solo un problema della RAI, ma penso che sia un problema comune. Addirittura tutta la televisione nazionale? Beh sì, perché per un certo periodo all'inizio c'era la strage di Parigi, era bombardati da queste notizie, e adesso improvvisamente sembra che sia passato tutto. Quindi secondo me da un certo punto di vista cercano di spostare la nostra attenzione in altri livelli, su altre cose meno importanti, per non farci capire cosa sta succedendo. Pensi che in tutto ciò ci sia l'influenza da parte del governo effettivamente? Non penso, penso che sia una cosa generalizzata, non solo dell'Italia ma anche del resto del mondo. Penso che sia una cosa di tutti i governi. Che telegiornale guardi tu?
Io, avendo Sky, mi piace molto Sky TG24, o se no guardo Canale 5 e TG2. Quindi sulla Rai guardo in TG2? Sì, esatto. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.